Così la quarta edizione della Notte Bianca dello Sport e dello Sport Paralimpico di Pineto, con il riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale all'interno di Villa Filiani al capitano della nazionale italiana di basket in carrozzina, Simone De Maggi. Il convegno si chiama Sport e Resilienza, cadere e rialzarsi, due testimonianze, perché dopo i saluti dei rappresentanti istituzionali e sportivi ci sarà un piccolo dialogo con due importanti rappresentanti, che li illustrerò meglio prima, perché meglio dopo, che scusa, perché prima è giusto che diano il saluto ai padroni di casa e le istituzioni. Ma soprattutto abbiamo voluto caratterizzare questa festa dal momento inclusivo nell'ambito dello sport. Per noi non può che essere un onore sapere che quest'anno, nel 2017, conferiamo il premio Notte Bianca a Simone. Okay? Grazie. Siamo nella meravigliosa cornice di Villa Filiani e con noi abbiamo l'onore di avere questa sera, per la quarta edizione della Notte Bianca dello Sport e dello Sport Paralimpico a Pineto, il capitano della nazionale italiana di basket in carrozzina, Simone De Maggi. Innanzitutto benvenuto, e com'è per te partecipare a questa Notte Bianca dello Sport e dello Sport Paralimpico? Grazie per il benvenuto, è sicuramente una bellissima manifestazione, infatti ringrazio il sindaco e la città di Pineto per questo invito. È, come dicevo prima, una grandissima manifestazione perché, diciamo, fa pubblicità allo sport paralimpico che, come sappiamo tutti, non ha molto spazio, quindi è bello vedere questa manifestazione a Pineto. Simone De Maggi, uomo campione atleta, per il suo impegno nell'affermazione e nella diffusione dei valori della vita e dello sport. Premio Assegno. Simone De Maggi, insomma, giocava già prima di iniziare a giocare a basket in carrozzina, a basket. Insomma, come è stato questo passaggio, soprattutto dal punto di vista psicologico prima e poi fisico poi? Ma inizialmente, devo essere sincero, non è stato facile. Di primo acchitto non mi sentivo, non piaceva molto. Poi però ho capito che comunque il basket era lo stesso, la pallacanestro funzionava allo stesso modo, l'agonismo era eccellente, c'era questa voglia di confrontarsi con l'altro e questo a me mi mancava, quindi avevo avuto subito questa voglia di ricominciare a giocare. Tu hai detto che ti mancava soprattutto l'agonismo e che non era facile trovare una squadra dove, come poi è stato invece per te l'Amicacci Giulianova, che oggi hai definito come la tua seconda famiglia. Sì, assolutamente. Io nella sfortuna sono stato fortunato ad avere una squadra di Serie A di basket in carrozzina vicino casa. Io sono di Teramo, quindi ero veramente vicino. Quindi loro mi hanno accolto come un figlio e mi hanno fatto crescere fino a diventare titolare nella loro squadra. E per me, oltre ad aver conosciuto persone importanti, per me è stato veramente come essere in un'altra famiglia. Qual è stato il momento per te più difficile da affrontare e poi invece il momento, diciamo, più bello? Ma il momento più bello, sicuramente, parto dal momento più bello, che sicuramente è stato quello di confermarsi come il giocatore, come la persona che ero prima. Il momento più brutto ovviamente è stata la malattia, che mi ha messo a confronto con situazioni difficili, quindi il dover ripartire con una nuova situazione fisica, con una nuova situazione anche psicologica, perché comunque non è facile affrontare una malattia del genere, quello sicuramente è stato il momento più brutto da dover superare. A Paolo Moretti, leggo, per aver scelto di condividere i valori della Notte Bianca dello Sport e dello Sport Paralimpico, con la consegna del riconoscimento di merito a Simone
De Maggi, Pineto, 15 luglio 2017, il sindaco Roberto Verrocchi. Paolo Moretti, questa sera abbiamo detto in versione di premiatore, ha appena premiato De Maggi con questo riconoscimento, però insomma anche non è stato scelto a caso il nome di questo premiatore, proprio perché anche tu nella tua vita personale hai dovuto affrontare insomma una battaglia difficile. Sì, io a 30 anni durante il mio periodo rosetano da giocatore, e quindi tra il 2000 e il 2001 ho avuto un problema di salute che ho dovuto affrontare, quindi sospendendo la mia attività agonistica, e per un paio d'anni ho dovuto lottare contro questo problema di natura ematologico, midollare, quindi per un periodo di tempo sono stato completamente fermo, ricoverato, per un altro periodo mi sono curato e poi ho provato anche a riprendere l'attività agonistica senza però riuscirci, e da quel momento che mi sono detto di provare ad aprire altre porte, e per fortuna ho trovato quella giusta. Ecco, quanto è stato difficile poi diciamo riciclarsi tra virgolette da giocatore ad allenatore? Ma sì, ci sono state le sue, ho avuto diverse difficoltà, perché comunque è un mestiere nuovo, è totalmente un tipo di approccio diverso, anche se lo sport è quello, ma il costruire, il insegnare, il gestire gruppi, il guidare gruppi non è come giocare a pallacanestro, è tutto un altro tipo di approccio, è tutto un altro tipo di formazione, di metodologia, quindi c'è stata una parte assolutamente legata alle difficoltà di un nuovo mestiere, e poi un'altra anche a livello psicologico, perché comunque smettere un'attività agonistica in maniera traumatica, non volontaria, richiede comunque un periodo di tempo per diciamo così metabolizzare la nuova situazione e lasciare la vecchia. Tutto in sinergia, 1, 2, 3, taglio del nastro. È partita ufficialmente la quarta edizione della Notte Bianca dello Sport e dello Sport Paralimpico. Sei il testimonial ufficiale di questa Notte Bianca dello Sport e dello Sport Paralimpico, appena ottenuto il riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale dalle mani di Paolo Moretti, insomma quali sensazioni? Ma sicuramente buone sensazioni, è stato veramente un dialogo conviviale, come ha detto Luca Maggitti, il quale ringrazio, e ringrazio anche il sindaco e la città di Pineto per questo riconoscimento, perché per me è stato veramente sentito, sembrano frasi fatte, riconoscimenti, ringraziamenti che si devono fare, ma per me sono veramente sentiti, perché è stata veramente una grande soddisfazione, una grande gioia essere qui e poter dare questa mia storia insieme a Paolo anche. Io credo che il premiato di questa sera sia veramente un grande esempio di come lo sport possa aiutare a ripartire. Dopo le vittorie è tutto molto facile, è bello godere delle belle sensazioni, appunto dei momenti positivi, però lo sport insegna anche a ripartire di slancio dopo le sconfitte, dopo momenti negativi, e credo che quello di questa sera sia un grande messaggio. Il presidente del CONI Imbastaro, ovviamente presente a questa quarta edizione della Notte Bianca dello Sport e dello Sport Paralimpico, a testimonianza di quanto le istituzioni anche sportive siano vicine a questa manifestazione ormai fiore all'occhiello per tutto il territorio abruzzese. Beh, non poteva essere diversamente, è una notte dedicata allo sport anche paralimpico, quindi la presenza del CONI è fondamentale, ma non è solo una presenza fisica, siamo presenti anche con dei nostri stand, abbiamo dato il nostro contributo in attrezzature per l'organizzazione dell'evento, speriamo che tutto riesca bene come gli anni scorsi, ormai è diventato un appuntamento
importantissimo e riconosciuto da tutti come ottimamente organizzato, per la partecipazione sia del mondo sportivo sia dei turisti e cittadini non solo di Pineto ma di tutto l'Abruzzo che vengono a visitare gli stand e a passare una serata diversa. Sindaco Verrocchio, appena inaugurata la quarta edizione della Notte Bianca dello Sport e dello Sport Paralimpico qui a Pineto, non a caso è stato scelto come testimonial di questa edizione il giocatore, il capitano della Nazionale Italiana di Basket Paralimpica, Simone De Maggi. Sì, è stato un momento importante, l'abbiamo voluto appunto per significare la grande attenzione che vogliamo mettere sullo sport in termini inclusivi, cioè dove non vediamo confini tra lo sport, diciamo, dedicato al mondo dei normodotate e lo sport dedicato al mondo dei disabili. E questo è il senso della Notte Bianca dello Sport e dello Sport Paralimpico, un'esperienza che va avanti già da 4 anni, correlata da appuntamenti del corso dell'anno dedicato appunto al mondo delle disabilità nell'ambito dello sport, e questo riconoscimento a Simone De Maggi, appunto capitano della Nazionale Basket in carrozzina, è stato un po' il significato di tutta questa festa. Ci sono tantissimi atleti, molti dei quali provengono proprio dal mondo della disabilità, se penso al tennis, al badminton, alle bocce, allo scherma, quindi è una notte, sarà una nottata importante, bella, fatta di sano divertimento, dico sano a 360 gradi, in un momento in cui nel mondo accadono cose davvero inspiegabili, ecco, probabilmente lo sport è uno, rappresenta uno di quegli strumenti per guardare oltre, quindi come momento di rispetto, di regole, di solidarietà, di altruismo e di pace, perché no, anche di pace. Siamo proprio nel vivo, nel cuore di questa Notte Bianca dello Sport e dello Sport Paralimpico, quarta edizione qui a Pineto. Alle nostre spalle ci sono le esibizioni della scuola di karate e con noi c'è l'assessore allo sport Gabriele Martella. Tra l'altro dicevamo prima che quest'anno questa edizione si fregia anche del riconoscimento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Vi dico questo, che abbiamo avuto questo riconoscimento grazie a un lavoro svolto negli anni, un lavoro svolto grazie alla collaborazione di un'associazione, Antares, che comunque voglio ringraziare in prima persona, come ho fatto già da giorni. E voglio continuare a ringraziare tutti gli uffici preposti per far sì che questa manifestazione sia una delle manifestazioni più belle e più riuscite della nostra città. La Notte Bianca dello Sport e dello Sport Paralimpico si caratterizza proprio da questa unione tra sport e sport paralimpico, è un qualcosa a cui voi tenete molto come amministrazione comunale, e tante sono state anche nel corso di questo anno le diverse iniziative riguardanti proprio gli sport paralimpici. Sì, diciamo che negli ultimi anni abbiamo fatto un ottimo lavoro a livello sociale ma soprattutto a livello sportivo per far sì che queste due realtà poi fondamentalmente vengano unite in un connubio che va a legare il sociale dallo sport. È un lavoro duro che negli ultimi 4 anni dal nostro primo insediamento abbiamo voluto, ma stiamo portando avanti con molta voglia per far esordire che lo sport paralimpico sia allo stesso livello dello sport agonistico che tutti quanti noi viviamo giornalmente. Questo ha fatto sì che negli ultimi anni la Nazionale Paralimpica è venuta a Pineto, ha scelto Pineto come luogo di allenamento. Questo ha fatto sì che alcune medaglie d'oro siano proprio venute da un frutto di lavoro fatto sul territorio pinetese. Beh, questo non fa altro che gratificarci come il territorio, ma fa sì che dobbiamo consolidare un lavoro, un rapporto lavorativo e per portarlo avanti nei prossimi anni. Infatti stiamo già lavorando per l'anno 2018 e che questa sia una delle prime manifestazioni a livello sportivo sull'intera regione Abruzzo. E ovviamente tra gli sportivi presenti a questa quarta edizione della Notte Bianca dello Sport non poteva mancare il pinetese Matteo Patacca, che tra l'altro fresco di conferma all'interno del team di Paolo Simoncelli.
Sì, lui è, quello è un team bellissimo dove ci sono persone fantastiche, infatti c'è un gran feeling tra noi e riusciamo a capirci subito bene. Niente, mi trovo bene, speriamo di continuare con loro. Insomma, questa avventura è iniziata da poco, è iniziata alla grande. Come sta andando questo campionato di Moto3? Siamo secondi a una 51 di punti dal primo, abbiamo fatto 5 podi su 6 gare, dove quell'una siamo caduti. Niente, abbiamo fatto 2 primi posti, un secondo posto e 2 terzi posti. Insomma, tu quanti anni hai? Perché insomma dobbiamo dirlo. Io ne ho 13, fatti 5 gennaio del 2004. Un vero talento, un vero prodigio del nostro motociclismo. Come hai visto anche un po' gli altri stand? Ti sta piacendo questa quarta edizione? Sì, sì, è molto bella, però io non è che sono andato tanto a vedere gli stand, ma sono andato al Flow Party, che era più una festa. Infatti lo vediamo dal verde della TV. Sì, è vero. E dal motociclismo passiamo all'automobilismo, perché con noi c'è Riccardo Ponzio, attualmente primo in classifica nel campionato automobilistico di Formula 2. Sì, questa stagione è partita decisamente meglio dell'anno scorso. Siamo primi in campionato dopo 3 gare, fine mese abbiamo il giro di boa. Comunque siamo fiduciosi per il resto della stagione. Insomma, finora un campionato portato avanti in maniera magistrale, l'ultima vittoria in Belgio. Sì, sul circuito di Spa ci siamo imposti dopo la pole position in gara 1. Venivamo dalla doppietta di Imola, quindi con buona fiducia. E in gara 2 comunque abbiamo portato a casa il secondo posto sull'acqua, che ci fa pensare bene per il proseguo del campionato. Te aspettavi un campionato così, una stagione così? No, però devo dire che il team con cui lavoro quest'anno, che è Pure Sport, mi ha dato un'ottima macchina e ha creduto in me, quindi sono contento di continuare con loro questa avventura quest'anno. Adesso ci giochiamo il tutto per tutto nelle ultime 4 gare. Sì, abbiamo Magione, Vallelunga, Mugello e Monza, e le ultime 3 gare saranno in un mese, e credo proprio che si deciderà tutto all'ultima gara, perché adesso siamo i 3 piloti in 20 punti, quindi sarà un campionato combattuto. Sport a 360 gradi, dunque, quindi disabilità, di sport acquatici, c'è un po' di tutto. Sì, credo che sia stato toccato ogni settore dello sport, quindi dallo sport, diciamo, più tradizionale come il calcio, il basket e il volley, fino alle attività un po' più estreme, se penso alle bici da cross piuttosto che attività di parapendio. Ci sono momenti e possibilità anche di partecipare per i ragazzi alle attività sportive, di animazioni. Sono coinvolte tantissime associazioni che lavorano nell'ambito della ritmica, dei musical, perché ovviamente non è una notte solo di sport ma anche di musica. Ci sarà un evento curato dall'assessore allo sport al Parco della Pace, dove il tema della serata sarà il colore, saranno i colori, diciamo, al centro del divertimento, per poi vederci ogni mezz'ora con riconoscimenti sportivi ai tanti atleti che sono qui, perché abbiamo davvero tanti medagliati presenti, ma abbiamo anche tante belle esperienze che vogliamo mettere in evidenza attraverso piccoli riconoscimenti che l'amministrazione comunale vuole conferire.
Footbox.